È un posto dove giochi, dove impari, dove condividi con gli altri, ma dove puoi anche farti il tuo lavoro. Quindi, come vediamo nel poster alle spalle, do or do not, sicuramente sì. Do. Sì, do, do, sì, questo è da Yoda. Oppure abbiamo Steve Jobs, don't compromise. Cioè, se una cosa, se pensi che una cosa non ti soddisfi e non hai trovato una soluzione, non aspettare, fattela. Quindi qua a WITLAB si può venire, sperimentare, scambiarsi idee, sporcarsi le mani, anche se magari solo con un po' esatto. di stagno. Esatto, fare anche tantissimi errori, infatti frase della Disney, keep moving forward, nel senso continua ad andare avanti, perché sperimenta, prova, trova cose nuove, sbaglia anche, fai tantissimi errori, vedi tutte le cose che non funzionano e poi non focalizzarti sul fatto che non ha funzionato, usa come esperienza per andare avanti e provare cose nuove. Questa è la scheda di elettronica per prototipare, fare piccole prototipazioni con dei controlli di input e output, quindi per fare un mini robot, controllare se si apre o no una finestra, o misurare la temperatura per una serra, oppure far partire un flusso di acqua se voglio fare una fontana, tipo, no? Però dici, vogliamo collegarla a internet. Bene, allora ci attacco questa, commento qua, con dei fili lo collego all'Arduino, questo va direttamente via cloud, quindi i dati vanno direttamente in internet e a questo punto posso scaricarmi sul cellulare. O al contrario, dico al cellulare accendimi la fontana, i dati vanno sul cloud, al cellulare, e poi scendono e vanno su questo. Bello l'idea, funziona, facciamoci un prototipo, va bene, tengo così, non cambio niente. Facciamoci un prodotto, vendiamolo a 50.000. Ok, questo ne prendi solo il pezzo dentro, te lo danno a 50.000, posto 10 euro, quindi 50.000 ti costeranno 3, 10, 5 euro, quindi costa meno. Però il concetto è che tu provi, sperimenti e puoi andare a livello successivo senza dover rinnovare da zero, quindi è molto più scalabile. Perché l'idea è quella che comunque da queste idee devono arrivare dei prodotti che poi la gente possa sperimentare a sua volta. Ogni no? tanto tu devi sperimentare, non è devi, tu vieni qua a giocare a sperimentare, poi ogni tanto sperimentando scopri cose nuove, trovi nuove soluzioni e qua c'è tutta la strada per arrivare alla fine e fare un prototipo e poi andare avanti con un progetto manifattura e farti la tua azienda. I ragazzi possono farlo vedere quello che hanno inventato, istruttori esterni possono venire qua a dare i corsi, istruttori ragazzi possono dare i corsi. È un punto di scambio, di condivisione di conoscenza e di esperienze e anche un posto di motivare, quindi magari dei grandi innovatori che hanno inventato questo, per esempio lo scanner, possono far venire qua e far vedere come è fatto dentro, come l'hanno fatto, e quindi la gente può vedere che è possibile fare innovazione, non bisogna essere Steve Jobs, tutti quanti sono un po' Steve Jobs, bisogna solo mettersi. Questo.